Prepariamo insieme i panzerotti baciati fritti. E che ve lo dico a fare. Iniziamo. Come sempre, farina in ciotola, aggiungiamo il lievito, lo zucchero, il miele o il malto. E iniziamo il nostro impasto aggiungendo acqua a temperatura ambiente, poca alla volta. Mescoliamo, quindi aggiungiamo il sale. Ancora acqua, mescoliamo ancora e raccogliamo tutta la farina. Solo alla fine aggiungiamo ancora acqua e l'olio. Ecco, aggiungiamo l'olio, 2 cucchiai. Mescolate fino ad ottenere un composto grezzo. Esattamente così. Coprite e lasciate riposare per mezz'ora. Trascorso il tempo di riposo, vi ungete le mani oppure le bagnate con acqua. Se non volete aggiungere altro olio, procedete al primo giro di pieghe. Quindi prendete i lembi di impasto dai bordi e li portate al centro. Sistemate la pasta nella ciotola e lasciate riposare ancora per mezz'ora. Quindi secondo giro di pieghe, sempre nello stesso modo, dai bordi al centro, sistemate e ancora mezz'ora di riposo. Coprite. Ultimo giro di pieghe, ci trasferiamo sul piano di lavoro. Quindi infariniamo con la semola rimacinata il piano di lavoro, allarghiamo leggermente e procediamo con le pieghe. Le pieghe serviranno a dare forza e struttura all'impasto e ad ottenere tutte quelle bolle quando l'impasto sarà lievitato. Quindi fatte le pieghe, pirliamo l'impasto arrotondandolo e lo trasferiamo in una ciotola unta d'olio. Copriamo e lasciamo lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla stagione in cui vi trovate. Questo è l'impasto lievitato, lo trasferiamo nuovamente sul piano di lavoro e questa volta procediamo allo staglio. Quindi formiamo i panetti. Io ne ho formati 5. Procediamo ancora con delle pieghe, arrotoliamo e formiamo i panetti o le palline, come vogliamo chiamarle. Ecco, le trasferiamo su una teglia ricoperta di semola rimacinata. Procediamo per tutti i panetti. Arrotondiamo e trasferiamo in teglia. Realizzati tutti i panetti, li andiamo a coprire con pellicola trasparente e li facciamo rilievitare per mezz'ora, un'ora. Sempre a temperatura ambiente, in inverno magari nel forno con la lucina accesa. Ed eccoli qui ben lievitati. Quindi adesso preleviamo un panetto e lo andiamo a stendere sul piano di lavoro infarinato. Dovremo stenderlo benissimo senza lasciare i bordi alti. Così. Allargatelo per bene. Non dovrà risultare però molto sottile. Aggiungete un filo d'olio su tutta la superficie e richiudete a mezzaluna. Non dovrete sigillare i bordi, così, solo richiuderlo. Ecco, magari formate anche un sorriso. Quindi procediamo con la frittura. Immergiamo i panzerotti baciati nell'olio caldo a 180 gradi circa. Lasciamo cuocere da una parte. A questo punto giriamo il panzerotto e procediamo alla cottura. Giriamo di tanto in tanto e continuiamo a cuocere naturalmente. Ecco qui, fin quando non risulterà ben dorato. Continuiamo a friggere. Questo è il secondo panzerotto. Magari ne immergiamo pochissime alla volta, io ne ho fatti una alla volta. Giriamo quando il primo lato è cotto e
e continuiamo la cottura. Come vedete, la parte interna è perfettamente cotta, è pronta ad accogliere il ripieno. Quindi adesso andiamo a farcire. Ecco i panzerotti fritti, pronti. Farciamo. Io ho aggiunto stracciatella, abbondante, capocollo, abbondante, pomodori secchi sott'olio, abbondanti, e ho richiuso. Poi avevo dimenticato la rucola e l'ho aggiunta in un secondo momento, così do un tocco light. Il secondo invece con mozzarella fior di latte, sempre capocollo, pomodori secchi e poi rucola. Adesso i nostri panzerotti baciati fritti sono già pronti per essere serviti e gustati, però possono anche essere riscaldati per qualche minuto in forno. Avete sentito il crunch? E quanto sono croccanti? Beh, li farete? Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!